Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale e bentornate a un nuovo video della serie Prodotti Finiti Beauty Edition, in cui faccio vedere quali sono i prodotti beauty finiti ultimamente. Ultimamente non ne ho finiti molti, o comunque quelli che ho finito sono stati buttati, gettati, perché comunque tempo di ferie, eccetera. Quindi comunque tante tante cosine magari le ho gettate via, via mentre ero via. E quindi, insomma, ho qui qualcosina di cui comunque vorrei parlarvi prima di parlarvi per l'appunto. Allora, avevo finito proprio tempo fa dell'Avonsensis questo prodottino, il Decadence Limited Edition Creamy Fantasy con olio di mandorle. È stato un ottimo gel da bagno, più che altro crema doccia, perché era appunto molto cremoso ed era al cioccolato. E mi è piaciuto molto, è inutile dirlo, con i prodotti Sensis e Bubble Bath mi trovo molto molto bene e quindi sicuramente lo riacquisterei, ovviamente non adesso che siamo comunque a settembre, ma ancora in estate, ma nel periodo invernale sicuramente. Poi, altro prodotto, dove li metto a terra? Altro prodotto che ho finito è questa crema viso della linea NutraFX. Questa in realtà l'avevo cominciata e quindi finita perché semplicemente avevo questa a casa, ma non l'ho comprata, diciamo, nello specifico. Allora, questa è quella ai liposomi e quella idratante, come vedete, è completamente finita. Non mi sono trovata male con questa crema, però sicuramente le creme idratante va benissimo, però sicuramente le creme delle NYU io le adoro, anche per il pack, perché comunque questo qui poi a un certo punto deve andare a scavare a fondo, però insomma ogni tanto cambio e utilizzo questi prodottini che comunque hanno un pack in vetro non indifferente. Poi ho finito dell'Avoncare il 3 in 1, detergente tonico e idratante. Questo rimuove anche il make-up ed è un must-have di Avon e dovete assolutamente provarlo se non l'avete mai fatto, anche perché costa solo 1,95 euro. Lo sto prendendo con i piedi, ragazze. Costa solo 1,95 euro, anche dermatologicamente testato. Ed è all'aloe e zenzero. C'è anche la versione in verde, che quella è all'aloe vera e basta, non c'è lo zenzero. Comunque, questo a me piace anche come profumazione. Insomma, lo dovete provare se non l'avete provato, perché è un prodotto low cost ma che fa veramente il suo lavoro. Poi, vabbè, io avevo detto dallo scorso video che non avrei più fatto vedere salviettine. Infatti, mano a mano che le finivo le ho messe da parte. Queste sono le ultime che ho finito, le ho gettato qui. Sono della Dealo le salviettine struccanti. Sapete quanto le adoro, e quelle Dealo sono quelle che mi piacciono particolarmente come salviettine. Poi è finito questo On Duty 48 ore deodorante dell'Avon, che però devo dirvi non mi è piaciuto per la profumazione. In quanto alla prestazione nulla da dire, si comporta benissimo, anzi forse effettivamente ha un odore di fresco maggiore rispetto comunque a quelli ispirati alle profumazioni, però io preferisco comunque quelli ispirati alle profumazioni. Poi, come altro prodotto finito per il beauty, siamo all'ultimo. Sì, perché poi il resto è tutto il prodotto make-up e ve lo faccio vedere in un altro video. È questo qua, l'acqua detergente anti-età, deterge, tonifica, rimuove il make-up. Io l'ho utilizzata come acqua micellare, quindi per struccarmi, per darmi il primo struccaggio. E io adoro, adoro quest'acqua perché è molto delicata, strucca benissimo. Ha una profumazione delicata ma piacevolissima e devo dire anche la confezione, anche se vi costa 6-7 euro a volte se non la prendete in promo, però vi dura abbastanza perché è un 200 ml ed è assolutamente da provare anche qui se non l'avete mai fatto. Tra l'altro, se voi già utilizzate un programma ENU, con questo comunque andate a
riprendere anche tutto il vostro programma, quindi assolutamente prodotti, è un prodotto veramente ottimo con ingredienti veramente adatti a qualsiasi tipo di pelle, perché anche chi l'ha provato delle mie clienti si è trovata molto molto bene. Quindi niente ragazze, per adesso i prodotti finiti della linea beauty sono solamente questi, sono veramente pochini, però ci tenevo comunque a farveli vedere perché in questi video sono delle recensioni veritiere, vere e proprie, e quindi volevo un pochettino farveli vedere. Io vi lascio poi alla parte beauty, quindi che adesso andrò a registrare, per adesso mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!